passaggio supino decubito laterale. Per ruotare il paziente, per prima cosa, flettere l'arto inferiore controlaterale. Poi posizionarsi accanto a lui e spostando indietro il nostro peso, far ruotare il paziente sul fianco. Durante la manovra è importante controllare l'arto inferiore che non scivoli in avanti e l'arto superiore che si è messo in sicurezza. Durante la manovra il paziente va preso dalla scapola e dal fianco. Per mantenere la postura in decubito laterale è consigliabile posizionare un cuscino dietro la schiena e uno tra le gambe del paziente. Passaggio supino seduto. La prima cosa che dobbiamo fare quando vogliamo mettere seduta una persona supina è di ruotarla sul fianco. Fatto questo, raccoglieremo gli arti inferiori del paziente e li avvolgeremo col nostro avambraccio, mentre con l'altro avvolgeremo il torace. Tireremo fuori le gambe del paziente, smonteremo il loro peso per ruotare il paziente su se stesso e farlo finire in posizione seduta. Rivediamo ora la sequenza completa. Una volta messo seduto il paziente, aspetteremo almeno un minuto prima di fargli fare qualsiasi altra cosa, in attesa che i riflessi ortostatici si siano stabilizzati. Durante la mobilizzazione di un paziente dobbiamo evitare assolutamente di tirare gli arti per evitare rischi di lussazione o provocare dolore. Le prese devono essere sempre prossimali. In posizione supina, con una mano sotto al ginocchio e l'altra che accoglie il tallone, effettuare lentamente una flesso estensione di arto inferiore. Durante l'esercizio fare attenzione al dolore che la persona si riferisce o al limite articolare. Il secondo movimento consiste nel portare l'arto esteso in apertura e in chiusura, mantenendo la stessa presa precedente. Non forzare il movimento. Concludere con movimenti rotatori dell'anca, sia in senso orario che antiorario. Mobilizzare le singole articolazioni con attenzione a non creare dolore alla persona. Partiamo dal mobilizzare le spalle con presa prossimale e con l'altro braccio che avvolge l'arto del paziente. Si parte con movimenti di elevazione anteriore, quindi abduzione, e circonduzione nei limiti consentiti. Passiamo poi al gomito con movimenti di flesso estensione. Quindi mobilizziamo il polso in flesso estensione e pronosupinazione. Infine apriamo e chiudiamo le dita della mano. Passiamo in ultimo i movimenti del pollice in tutte le direzioni. Posizionare gli arti superiori scarico con dei cuscini o asciugamani, avendo cura di posizionarli lungo tutto l'arto, sostenendo anche la spalla. La mano deve risultare più elevata rispetto al gomito e con le dita ben aperte. Si
Se il paziente tende ad extra-rotare le anche, limitare la rotazione posizionando lo spessore all'esterno della gamba. Se il paziente tende ad addurre o intra-rotare le anche, utilizzare un cuscino fra gli arti inferiori come divaricatore. Posizionare il telo dalla parte interna sotto il paziente, facendolo ruotare prima su un fianco e poi sull'altro. Fare attenzione a posizionare le staffe dell'imbragatura sotto alle cosce facendole incrociare. Avvicinare il sollevatore, quindi agganciare il telo al braccio di sollevamento con le quattro asole. Prestare attenzione a incrociare quello inferiore sotto le cosce. Procedere lentamente con il sollevamento del paziente, utilizzando l'apposito telecomando. Durante la movimentazione controllare l'inclinazione e la postura del paziente. Posizionare il paziente sopra la sedia a rotelle, accertandosi che sia bloccata. Se necessario, durante l'operazione, regolare l'ampiezza delle gambe del sollevatore. A questo punto, far scendere il paziente fino a farlo sedere guidandolo con le mani. Agganciare il telo, allontanare il sollevatore ed assicurare il paziente sulla seggiola. Posizionare i piedi del paziente sulle pedane della carrozzina. A questo punto iniziare quindi a sfilare il telo, partendo dalle cosce, sollevandole. Inclinare poi in avanti il tronco del paziente e sfilare il telo da dietro la schiena.